Ciao. Allora, eccomi qua dopo un po' di tempo che non mi facevo vedere. Intanto oggi è una giornata particolare. Abbiamo superato come canale i 40.000 iscritti, che è una tappa ragguardevole, la più ragguardevole di tutti fino adesso. Ma questo vuol dire che non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. E quindi dovremmo puntare direttamente verso la meta dei 50.000. E dopo si vedrà, insomma, però. Fissiamoci questa meta, 50.000. Intanto 40 è un bel traguardo, per la verità è un traguardo che non mi sarei aspettato quando ho cominciato questa avventura. Così molto per gioco e molto solitariamente, perché questo canale, voi sapete, rimane un canale solitario, cioè fatto da una sola persona in maniera molto artigianale e non lo so, se devo fare un paragone, è il piccolo negozietto che rimane nel paesetto, insomma, che vende ancora in maniera. Che so io, i salumi fatti in casa, oppure i formaggi del contadino là vicino, ecco, che non fa promozione, che ha quel che ha, e in cui si trova quello che si può trovare, insomma. Quindi non utilizza i mezzi che può utilizzare un grande supermercato, insomma, no? Le promozioni, le offerte, tutte quelle cose là. E quindi facendosi spazio un po' alla volta in quelli che sono i meandri del web e privilegiando una sede che è quella di YouTube, che è quella che mi è più congeniale tutto sommato, senza poi la capacità a parte Facebook di non trarmi in altri social che mi sono meno congeniali visto anche l'età, insomma, per cui. Diciamo, con il solo supporto dello strumento Facebook, insomma, anche per dialogare, per avere un messenger, insomma, uno strumento di conversazione, insomma, ha proceduto lungo la sua strada, ha proceduto così, insomma, a zigzag, cercando di incontrare di volta in volta e i gusti di chi lo segue, ma anche di dare espressione ai miei gusti personali. Gusti che variano, insomma, che cambiano col tempo, che sono molto suscettibili a suggestioni. Una notizia sentita alla radio, un amico che ti dice che ha un bel libro, un racconto che vedi raccontato da una parte o che leggi, insomma, un libro che ti viene proposto. Ecco, tante suggestioni. A volte anche con collaborazioni, insomma, collaborazioni che capitano anche così, per caso. Ne cito una con Ermelinda Coccia, a cui sono interessate alcune favolette che avevo letto, e lei è una brava che fa, diciamo, dei disegni, li possiamo chiamare così, delle opere con la sabbia, no, con la sabbia e con le dita ci lavora e fa queste, illustra queste favole. Ha fatto alcuni video utilizzando dei racconti che avevo letto, altri sono andati un po' nella serie che viene dedicata a Pirandello, si stanno occupando di fare una serie completa di racconti, quindi racconto scritto e con la lettura e la recuperano da vari narratori. Non so, un'altra recentemente mi è stata proposta una collaborazione, abbiamo fatto un video insieme con un pianista, insomma, no? Leggere un po' il brano a cui si ispira la poesia oppure il brano di letteratura a cui si ispira quel determinato pezzo, io lo leggo e lui magari lo suona. Altre collaborazioni con un flautista che abbiamo provato. Un'altra collaborazione con cui leggevo dei testi a un altro amico giornalista della stampa di Berlino e che anche lui ha un canale di YouTube in cui posta anche i suoi pezzi, i suoi scritti giornalistici, eccetera, e di cui ho fatto alcune letture.
Così, collaborazioni e poi le altre collaborazioni che nascono invece anche da fattori, magari amicizie che nascono da fattori occasionali, qualcuno ti propone il libro, un racconto da leggere, poi magari ne nasce, ne continua una conoscenza, il poeta, il mio amico poeta che però non vuole definirsi poeta e che è timido e non si vuole far vedere, però scrive delle magnifiche poesie e allora con il quale abbiamo ogni tanto delle discussioni, delle interlocuzioni, diciamo così. Altri amici scrittori, uno che, con il quale ci sentiamo e che anzi con il quale collaboriamo perché mi dà una mano, ha la pazienza a volte di ascoltare i miei testi e quindi di segnalarmi quando ci sono delle ripetizioni e così io poi vado a correggerle, insomma, e questo è Gianluca Caffarena, il quale ha scritto e per il quale ho letto anche un bel libro che si chiama Il Velo e che chi vuole lo può trovare postato e quindi lo può ascoltare integralmente nel mio canale, Il Velo, ovviamente gratuitamente. E Gianluca anche è un amico, insomma, siamo diventati amici nel tempo. Riccardo Farina, che è un bravissimo videomaker, che ha un canale, che vi raccomando, insomma, è molto creativo, molto originale, anche lui un poeta, insomma, anche lui uno scrittore di aforismi, come si dice, un aforismatico. No, non è un aforismatico, insomma, facciamo finta. E poi una persona molto creativa, molto fantasiosa, che fa dei bellissimi film brevi, il cui canale vi raccomando. Attraverso lui poi ho conosciuto anche il fratello, che è uno scrittore, insomma, ha pubblicato recentemente un bel libro di biografie in parte, diciamo, in parte scavate nei testi e in parte anche ricostruite, insomma, di personaggi famosi, tanti personaggi, un bel libro che si chiama Fuochi. E magari con questi ultimi forse avremo anche occasione di incontrarsi in Zoom e magari di fare un dialogo anche sul loro libro così e poi di postarlo. Quindi tante persone, insomma, tante occasioni che ci sono anche in questa attività, altri che mi mandano la poesia da leggere oppure che mi hanno mandato il libro, il racconto, insomma, io possibilmente, come ho già detto, cerco di accontentare tutti, insomma, cerco anche di rispondere, insomma, a tutti o perlomeno di mettere un segno, magari un cuoricino, quando tanto al loro commento, insomma, per far capire che ho guardato, che ho preso atto e che mi è piaciuto il loro commento. A volte anche è stato anche molto lusinghiero, magari anche troppo, però insomma la testimonianza che insomma quello che hanno scritto è stato visto, questo mi pare importante, insomma mi pare importante creare un buon clima con chi ti segue, che anche il canale, che questo spazio sia uno spazio anche dove ci si viene, non si litiga e magari si trovano dei momenti anche di distensione, insomma dei momenti sereni, poi legati al racconto, alla fiaba, a quello che succede in questo canale. Però insomma che sia un momento di serenità. Poi c'è anche qualche momento di polemica, insomma, nel senso che c'è qualche commento che magari non mi sento di lasciar passare, perché penso che se uno ha diritto di scrivere quello che pensa a commento di un giornale, anche cose a volte spiacevoli, uno ha anche il diritto di rispondere, no? Allora succede che uno si sente spesso in diritto di dire anche delle cose così un po' sgradevoli, dopodiché quando gli rispondi per le rime allora si sente offeso, no? Non pensa che l'offesa magari, oppure che questa reazione l'ha suscitata lui, insomma, no? Che il primo a mettere qualcosa che meritava. No, è lui che si sente offeso perché magari tu gli hai risposto, ma senza offenderlo, insomma, gli hai risposto semplicemente perché è giusto a volte anche rispondere, a volte cerco anche la battuta nei commenti che sono un po' più tendenziosi, un po' più maliziosi. Tutto bene, è un bel clima che si è creato, siamo in 40.000, ultimamente anzi è successo qualcosa che
non mi so neanche spiegare molto bene, nel senso che sono molto cresciute le iscrizioni nell'ultimo mese, hanno superato la media di molto, insomma la media che si verificava prima. E quindi stanno anche accadendo delle cose, nel senso che diciamo, sono riuscito a ripostare, chissà cosa succederà, molti racconti di Bukowski, per esempio. Sto postando una certa quantità i racconti di Buzzati, li sto postando anche in un altro canale, non soltanto il mio. Sto andando molto avanti anche con i racconti di Chekhov. E credo che insomma non ci siano molti altri canali o luoghi dove sia possibile trovare la lettura di altrettanti racconti, anche dei più importanti, anche dei più grossi, come La Steppa, Il Duello o altri, sempre di Chekhov. D'altronde Chekhov è un autore che mi piace molto. Poi sto anche continuando sempre un pochino a lavorare quando posso a migliorare anche cose vecchie, quindi alcune che mi sento di riproporre in maniera migliore, almeno dal punto di vista audio, oppure di correggere certe imperfezioni, certe cose, alcuni video che magari erano tagliati del finale, cerco di ripostarli, magari metto non visibile o tolgo quello precedente e poi lascio quello nuovo, insomma, per cui magari cercate la versione più recente di un video. Un'altra cosa che mi sono accorto è che spesso ci sono le cose nel canale, ma non le sapete trovare. Purtroppo non so, l'ho detto tante volte. Ho detto tante volte che quando cercate qualcosa di andarlo a digitare, magari scrivendo il titolo di quello che cercate con il mio nome a fianco. Molte cose le ho postate. Spesso mi si chiedono cose che ci sono, il che mi fa capire che in realtà non si cerca bene nel canale. Ma per cercare bene nel canale, che ha tanti video, no? E quindi capisco che sia difficile cercare, uno strumento sono le playlist, quindi spesso sto cercando anche quelle, un po' alla volta, di organizzarle meglio, nel senso di. Non so, nella playlist che raccoglie racconti, ecco, magari di fare playlist, non so, una dedicata soltanto a Chekhov, l'altra dedicata, in modo che sia più facile, perché magari c'è una playlist di racconti che ne raccoglie 900 e quindi anche andare a guardare all'interno di quei 900 racconti diventa difficile. Ma ho cercato anche di sistemare un po' meglio la home del canale, in modo che nella pagina iniziale ci siano intanto in alto i libri completi. Se voi andate su quella playlist là, intanto potete trovare una serie di romanzi letti integralmente, sono parecchi, insomma. Se andate lì li trovate. Magari romanzi molto grossi che sono fatti, non so, in due, tre, quattro parti, quei romanzi là, di quei romanzi là trovate la prima parte, ma se poi andate su quella parte, o cercate meglio digitando il nome di quel romanzo, poi trovate anche le parti successive. Un altro strumento è sempre dalla ricerca, sempre nella home dove c'è la lente, se voi scrivete il nome di quello che cercate, o l'autore o il titolo, probabilmente trovate qualcosa. Un altro strumento è quello di andare sul motore di ricerca di YouTube, semplicemente di digitare il nome di quello che voi cercate o l'autore, oppure l'opera, e scriverci il mio nome con il mio fianco, Walter con la V semplice Zanardi. Se voi scrivete il nome di quello che cercate, titolo o autore, con il mio nome a fianco, se io l'ho fatto probabilmente lo trovate, questo nel motore di YouTube, nel motore generale di YouTube. Ci vuole un po' di pazienza se cercate qualcosa, se vi interessa trovare qualcosa nel mio canale, perché insomma c'è abbastanza di tutto, di alcuni autori o di alcuni tipi di letteratura manca, ma cioè, voglio dire, non si può, non so, ho delle lacune per esempio su Balzac, dove ho letto poco, ma qualcosina ho letto anche di Balzac, sulla letteratura inglese per esempio ancora manca
manca molto, non ho letto Dickens, ho soltanto piccolissime cose, ma insomma, per esempio dei russi trovate parecchio. Quindi sto postando anche tutta la serie dei racconti più importanti di Chekhov, quelli anche che hanno una maggiore consistenza, anche una maggiore lunghezza e anche una maggiore profondità. Una persona che ho conosciuto su Facebook, che ha scritto un libro su Chekhov, ha scritto questo libro e me l'ha gentilmente mandato a casa, me l'ha spedito, mi ha chiesto se mi faceva piacere se mi mandava questo libro, gli ho detto ovviamente di sì, e lui, molto appassionato di Chekhov, ha scritto questo libro. È un libro fatto in questo modo, fa una specie di riassunto e poi lo completa, del racconto, lo completa con parti del racconto stesso, insomma. Quindi chi vuole, insomma, se può essere interessato ad approfondire Chekhov, però non è un libro che lo approfondisce tanto dal punto di vista critico, diciamo, vi dà lo strumento per un primo approccio ai racconti di Chekhov. Dopo magari o ve li leggete completamente o andate in cerca magari di un approfondimento critico, diciamo, che raccolga anche tutta la poetica e tutto quello che c'è da sapere su Chekhov. Ma intanto, insomma, per chi è interessato a un primo approccio ai racconti di Chekhov, qui trova abbastanza. A proposito di Chekhov, una cosa che mi piacerebbe anche fare, che sta sempre sono sempre lì un po' a pensare quello che mi piacerebbe fare, ma potrebbe essere interessante prendere un racconto di Chekhov e magari dedicarsi, chi ha voglia di farlo, incontrarci magari attraverso Zoom e farle un piccolo video in cui si fa una piccola, come dire, conversazione su questo racconto. Insomma, in genere i racconti di Chekhov hanno un tema predominante, insomma, no? E quindi entrare in quel tema e vedere alcune sfaccettature, insomma, sotto che ottica guardare e analizzare quel racconto, gli spunti che ci suggerisce anche a livello personale. La stessa cosa si potrebbe fare anche con Buzzati, no? Prendere un racconto di Buzzati, analizzarlo, cercare di capire, insomma, bene, diciamo, il punto, insomma, il nodo di quel racconto e ricavarne un po' una chiave di lettura che poi ci permetta anche di interpretare il presente alla luce della visione, di Buzzati. Questo mi piacerebbe farlo anche con voi, insomma, chi ha voglia, di farlo. Vedo che c'è qualcuno di voi che commenta con regolarità, mi fa piacere. A volte mi piacerebbe anche dare un volto a voi, darvi un volto a voi che commentate, soprattutto a quelli che commentano appunto con più regolarità, con più frequenza, diciamo che sono molto presenti nel mio canale. Questo mi fa ovviamente molto piacere. Poi mi incuriosisce, insomma, sapere chi è questa persona, no? Che è così anche puntuale, che si guarda tutto, si ascolta, lo commenta anche con precisione, con meticolosità. E quindi mi piacerebbe anche capire, insomma, chi è, vederla in faccia. Poi, insomma, se ha voglia di farsi vedere in faccia, lo farà, se no, no. Purtroppo, come dire, a proposito di vedere in faccia, il fatto che, insomma, questa epidemia toglie la possibilità di avere dei contatti personali, insomma, no? Perché avevo tentato, mi pare nell'estate di 2 anni fa, avevamo fatto un incontro che era stato anche abbastanza piacevole. Stefano era venuto, uno di quelli che mi commentano spesso. Altri sono venuti e questo tipo di incontro magari si poteva anche ripeterlo. Vedremo se riusciremo ad uscire da questa situazione
pesante, che ancora dura e che ancora non ci permette di incontrarsi, no? E magari, non so, quest'estate sarà molto difficile, ma magari forse un prossimo anno, a Dio piacendo, potrebbe essere possibile magari ritrovarsi un'altra volta, insomma, tra quelli che seguono il canale, che hanno piacere di arrivare a che ci incontriamo. Il canale principale ovviamente è questo, poi a questo ho affiancato un canale che avevo aperto, e che avevo cercato di dedicare ai bambini, però poi l'avevo lasciato un po' lì. Ho visto che le fiavole, almeno come le racconto io, arrivano fin là, insomma, non ho la sensazione che, ma forse perché non l'avevo particolarmente coltivato. Allora ho deciso di lasciare sì una playlist in questo nuovo canale dedicato appunto ai racconti, alle fiabe per bambini. Sono fiabe belle, ma non so, ho l'impressione che le fiabe vadano di più, come dire, raccontate alla Walt Disney piuttosto che raccontate, come dire, con la profondità con cui magari le scriveva Calvino. Qualcuno è arrivato anche a scrivere una, insomma, no? Che le fiabe, tipo le fiabe italiane di Calvino, insomma, perlomeno quella che avevo letto, era una fiaba orribile, e come ci si permette di indicare per bambini queste cose che sono terribili, terribili nel senso in cui succedono delle cose atroci, insomma, che l'orco si mangia, che so io, il bambino, dando ovviamente il senso che non ha capito niente di cosa significhi la favola e di quale sia il mondo della favola e di come avvenga il processo di crescita del bambino attraverso le favole. Quindi, insomma, in questo canale, in cui ho abbandonato per il momento, perlomeno ho ridotto la frequenza con cui posto le fiabe, ho deciso di dedicarlo anche questo alla letteratura. Allora, in questo canale attualmente ho postato Bukowski. Sto ripostando puntata per puntata come ho scritto, sto ripostando i fratelli Karamazov, migliorati nell'audio, insomma, adesso mi sembra che siano un po' più ascoltabili, insomma, perché quando poi li ho registrati l'attrezzatura che avevo era molto scadente, quindi la qualità non è eccellente, però insomma mi sembra di averla un po' migliorata, adesso sono ascoltabili. Chi ha voglia di riprendere, insomma, un po' puntata per puntata, una al giorno, insomma, le puntate del romanzo sono 98, mi pare, quindi una al giorno, 3 mesi, ma chi ha voglia di entrare nel romanzo un po' alla volta, un quarto d'ora, 20 minuti al giorno, no? Seguendo l'ordine con cui anche poi Dostoevskij aveva scritto i vari capitoli e li aveva pubblicati, ecco, può farlo da questo canale, insomma, uno al giorno ne riceverà. Ho cominciato anche a riproporre I Promessi Sposi, anche questi un po' migliorati e preceduti da un'introduzione critica. Sono arrivato al 9° capitolo, i capitoli di Promessi Sposi mi pare siano 36 se non mi sbaglio. Con questa cosa qua andrò avanti, questo lo sto facendo qui nel canale principale. Poi c'è anche un altro canale in cui sto postando tutta una serie di racconti di Buzzati. I racconti di Buzzati per lo più sono brevi, ce n'è anche qualcuno di un po' più lungo, ma per lo più sono brevi, però sono anche tanti. E quindi in un altro canale ancora, ma trovate la playlist se voi andate nella community di questo canale, trovate la playlist, e in questa playlist troverete altri racconti di Buzzati, se vi interessa Buzzati, che sono però postati in un altro canale, anche per non ingombrare troppo questo. E anche lì magari andrò avanti, insomma, ne sto postando un po'
po' alla volta ogni giorno. Ecco, quindi tanto materiale. Poi ovviamente altro materiale che viene da stimoli esterni. In questo momento, oggi, ho letto una cosa che mi era stata consigliata ieri da uno che ha commentato, un libro che, piccolo libro che non, a cui non avevo mai pensato, magari senza questo suggerimento non l'avrei mai letto, L'Anticristo. E comunque lo troverete magari o domani o dopodomani lo posterò. Quindi nel frattempo altre cose vengono man mano lette. Mi propongo sempre di continuare L'uomo senza qualità, che diciamo è la lettura grossa che dà una certa continuità anche a questo canale. Insomma, L'uomo senza qualità, un po' alla volta anche questo riprenderò, solo che non posso fare troppe cose. Insomma, mi è venuta in questo periodo un po' la passione per leggere, per finire di leggere, per leggere il più possibile dei racconti di Chekhov soprattutto. E poi appunto adesso ho preso anche un po' questa via di Buzzati e vediamo un po' di concluderle. È bello anche arrivare a concludere qualche ciclo, no? Questi racconti di Bukowski li ho conclusi, se riusciamo a concludere anche il ciclo di Chekhov, o perlomeno di andare, forse non riusciremo a concludere, ma di andare abbastanza avanti in modo di avere un quadro parecchio completo, insomma, dei racconti dell'opera di Chekhov, mi sembra una buona cosa, come abbiamo fatto per Guy de Maupassant. Ricordatevi che ci sono tutti i racconti di Guy de Maupassant in questo canale, quindi, e c'è una playlist dedicata. Se andate su questa playlist li trovate tutti. Scusate se mi ripeto, ma lo faccio perché ho l'impressione che sia difficile, che non ci sia la pazienza a volte di navigare bene sul canale, quindi di vedere tutte le cose che può offrire. Detto questo, forse avrei anche molte altre cose da dire, ma vorrei dedicare anche alcune un minuto soltanto magari a fare alcuni nomi per non fare preferenze o per non fare così, vorrei elencare soltanto gli ultimi nomi e ringraziarli, di quelli che hanno commentato in questo canale: Giuseppe Indelicato, Milena, Simone Anderlini, Natasha Lint, Gianluca Caffarena, Angelo S., Norma Cambareri, Francesco Paolo Ardizzone, Fiorenzo Intagliata, Loriana Innocenti, Anonimo Vero, Angelo S., Pietro Pasquali, Natasha Lint, Giglio Bianco, che vedo mi commenta con regolarità e che ringrazio in maniera particolare, e che si chiama Letizia, perché poi si firma anche Letizia, Ellen Arruio, Lorenzo Piazza, Lucio Damiani, Luigina Garzone, Isabella Meo, Viola Sbardella, Irene Macaluso, Vittoria Martinez e Silvia Panighini, altra che mi commenta spesso e che mi rende lieto, insomma, con i suoi commenti, Brunilda Hafa, Michele Bianchi, Cristiano Panzitta, Pietro Pasquali, Cohen Cohen, Alex Mira, X già, Riccardo Farina, Melania Arcese, Amadeus Mozart, Cosimo Rampante, Sibyl Hans, Elena Capello, Fede Ficco, Maria Grazia Pellegrini, altra che Claudio Perra, Eva Sequi, Fede Ficco, l'avevo già nominato, non mi ricordo, Cinzia Vidali, altra che con grande regolarità mi fa dei bellissimi commenti, mi sintetizza anche il succo di molti racconti, Alci De Bava, Gabri, Luigi Gennari, Elena Ingrid Anastasia, Stile Francesca, Stefano Calzola, ci siamo conosciuti, un amico, Mario Argagni, Gloria Belletti, Antonella De Robbio, Salvatore Testa, Francesco Grossi Stark, Zambi Leone, Marco Lomuscio. Marco Lomuscio è un pianista, appunto quello con cui abbiamo iniziato, vediamo se continuerà questa collaborazione. Maria Cappai, Andrea Tinterri, Franci Malas, Oceana
Oshun, Nicoletta De Stefani, Maura Abrami, Adelina Coccia, Federica Morrone, Michele Bianchi, Natasha Lint, Minerva, Edoardo London, Eloise, altra che mi segue con molta costanza, con molta attenzione e che ringrazio in maniera particolare proprio per questa sua, diciamo tra virgolette, fedeltà. Lina Crossatto, Salvatore Lopresti, Bruna Ferrario, Stefano Pittau, Simon, Gordon Pim, Diletta Mou, Antonella De Robbio, Lucio Damiani, Enzo Di Stefano, Pietro Pasquali, Patrizio Paccione, Arnaldo Maria Manfredi, Francesca Arnone, Michele Bianchi, Dario Ivaldi, Mico Lagnelli, Gerry Marzullo, Serena Dallan e tanti altri. Poi volevo anche ringraziare quelli che hanno fatto delle donazioni a questo canale. Io non insisto, lo scrivo sotto alla fine di ogni video. Se qualcuno vuole contribuire anche con una donazione piccolissima va bene, ma se non può, mi rendo conto che sono anche difficile, e se comunque non ha voglia, non se la sente, non lo faccia, insomma, eccolo, lo fa solo se ha voglia, insomma, così. In genere a quelli che mi fanno una donazione sono abituato a rispondere sempre, insomma, in genere gli mando una mail di ringraziamento, insomma, e in questa mail a volte allego dei, anzi non a volte, allego dei link in modo tale che possano accedere anche a dei libri speciali, diciamo così. E poi, diciamo, ogni settimana, ogni due settimane cerco di fare avere a queste persone, ma non occorre che abbiano fatto una donazione, se qualcuno lo chiede, se qualcuno ha voglia così di risultare un simpatizzante del canale, al di là dell'essere sostenitore, al di là di donare un obolo, lo può fare, mi manda una mail e riceverà saltuariamente insieme con gli altri dei link, un link ogni tanto, di cose che sono presenti nel canale e che però non sono visibili a tutti, ecco, in questo senso, ma possono essere visibili nel momento in cui voi mi fate avere la vostra mail, ecco, indipendentemente da versare un obolo. Questo è il succo del discorso, questo è il mio modo, insomma, di ringraziare chi ha voglia, chi se la sente, chi può, poi, insomma, soprattutto perché capisco, insomma, no, non è facile, ma anche, diciamo così, se vuole contribuire con una cifra simbolica, insomma, è un po' il gesto, no, che è importante. Questo è il mio modo, insomma, di ringraziare, di essere riconoscente a chi fa questo gesto, ma il gesto importante è che comunque continuate a seguire il canale, continuate a commentarlo e mi fate capire, insomma, mi date il segnale che quello che succede è una cosa buona, cioè è una cosa che serve, una cosa utile, insomma, che lo facciamo per uno scopo, no? Che ha un senso quello che stiamo facendo. Si sta parlando molto, si parla molto del senso da dare alla propria vita, no? E quindi se questa cosa che si fa, che costa anche un po' di fatica, come sapete, no? A volte la voce manca, qualcuno mi accusa che la voce non è gradevole perché si arrocchisce, purtroppo quando si legge molto poi la voce si arrocchisce anche, sono dei giorni in cui fa fatica ad uscire bene. E quindi si sente, no? Ma è così, insomma, la voce è uno strumento delicato e non sempre funziona al meglio, insomma, risente anche questa di tante situazioni esterne ed interne. Si tratta comunque di una fatica, di un impegno, di un lavoro costante. L'altra cosa che paga, secondo me, no? Per cui se questo canale in qualche modo ha avuto un seguito, è arrivato a questa tappa importante, 40.000, no? Uno stadio, 40.000 iscritti, no? Quindi c'è da pensare che lo ascoltino, cioè voglio dire che ci arrivino più di 40.000 persone, 40.000 si sono iscritte, ma chissà, insomma, anche quanti altri in qualche modo una volta nella loro vita ci sono passati, ecco, se questo è successo, è anche il frutto di un lavoro continuo, costante, giornaliero, insomma, che è quello che paga, no? È la,
l'applicarsi alle cose, il dedicarsi, lo stare sulle cose, no? Questo richiede costanza, pazienza, una certa fatica, ma è quello che poi alla fine può dare anche delle gratificazioni, insomma, permette di arrivare a un punto in cui poi, no, si creano quelli che sono i legami, insomma, no? Qualcosa comincia ad entrare, comincia a passare e si stabilisce uno scambio, un rapporto, un legame. E quindi attraverso il legame, piccolo principe direbbe il prendersi cura, no, stabilisce anche, si dà anche il senso, no, a quello che si fa e anche attraverso quello che si fa anche il senso che si può dare alla propria vita. Per chi si accontenta di questo senso, poi c'è chi non trova senso in nessuna parte, insomma, no? E allora ci sono dall'altra parte i nichilisti, insomma. Però, insomma, io sono ancora di quelli che pensa che, insomma, il senso in questa vita lo si possa trovare e forse sempre di più invecchiando mi accorgo anche di questo, insomma, no? Che bene o male possiamo anche in questa vita, insomma, trovare i motivi per starsi, per coglierla al meglio, insomma, e senza l'altro, cioè senza la controparte, senza chi ci ascolta, colui al quale arriva il messaggio che vogliamo dare o dal quale riceviamo in cambio altri messaggi, è più difficile dare un senso alla propria vita. Se si rimane isolati nel proprio guscio senza stabilire delle relazioni, insomma, più o meno virtuali, più o meno reali, insomma, ma diciamo meglio se le une e le altre, insomma, meglio se anche quelle virtuali diventano reali o quelle, insomma, se queste relazioni creano una rete e noi siamo all'interno di questa rete, che non è solo quella del web, allora, insomma, la vita acquista di più senso. E quindi se la fatica che si fa ha questo senso, la si fa più volentieri, si continua a farla, insomma, no? Se poi succede che il tutto cresce, insomma, no? Si vive in un organismo che in qualche modo si espande, cioè raggiunge sempre più persone, insomma, e sempre più persone in qualche modo ti dicono che ne ricevono un beneficio, una soddisfazione, una gratificazione, che può essere quella anche semplicemente di sentirsi meno soli mentre si addormentano la notte, perché sono accompagnati da una favola, perché sono arrivati a qualcosa attraverso al quale non sarebbero arrivati senza lo stimolo che tu gli hai proposto. Anche quella è una soddisfazione, se sono nella situazione di usufruire di qualcosa che altrimenti non avrebbero potuto usufruire perché magari non ci vedevano bene o così via, insomma, se perché hanno avuto una suggestione e quindi hanno capito qualcosa di più di quello che li circonda, questo è comunque importante, insomma, no? È materiale su cui riflettere per me anche di gratificazione, quindi la gratificazione è quello che ti fa anche poi continuare in una strada, insomma. Ovviamente non è la sola strada che si percorre nella vita, insomma, ma è una delle strade possibili, no? Per me è anche la strada che mi ha permesso, per esempio, di vivere meglio o di non risentire del lockdown, no? Dell'isolamento che si è venuto a creare con la pandemia, insomma, per me non è stato un sacrificio vivere la pandemia, perché a parte di così quando posso, insomma, un piccolo giro in bicicletta o a piedi, insomma, e le mie relazioni abituali, insomma, no? I miei familiari, eccetera, non è che avevo ambizioni di andare chissà dove, di fare chissà dove, non è importante andare al ristorante per me o andare al cinema o fare altre cose, insomma. Tanti altri momenti in cui è stato importante anche andare al cinema, ma adesso no.
Avere questo tipo di hobby, insieme al pianoforte, insomma, insieme ad altre cose di questo tipo, ma che si possono fare in casa, mi ha permesso di non subire, quindi di essere un privilegiato da questo punto di vista, no? Di non subire quella che è la Covid fatigue, insomma, di vivere bene questo momento, almeno dal punto di vista psicologico, insomma, di non sentirmi frustrato, di non sentirmi mancare delle cose, insomma. E quindi anche questa è una cosa importante, no? Fare qualcosa con la passione che ti permette poi di far trascorrere il tempo e di dare un senso a questo tempo che trascorre, perché in questo tempo tu vivi, insomma, vivi magari di storie, vivi delle storie che hanno scritto altri. E cerchi di trasmetterle ad altri nel modo migliore possibile, nel modo per te migliore possibile. Poi ci sarà chi le usa, quindi colui a cui queste storie piaceranno, e poi ci sarà colui invece che rifiuterà queste storie perché rifiuterà o la tua voce o perché rifiuterà la storia, insomma. Però questa è un'altra storia nella storia, insomma. L'importante è che a qualcuno queste storie arrivino e voi mi date segno che vi arrivano, insomma. Tengo anche conto che molti non commentano, insomma, molti magari ascoltano, ma non commentano. Io per primo sono imbarazzato se devo commentare il lavoro di altri, insomma. E quindi faccio fatica a mettere dei commenti, insomma, non li metto mai, insomma. Credo abbia messo due o tre commenti, quattro forse, nella mia frequentazione di YouTube. Ecco, insomma, poi le cose che più guardo su YouTube a volte sono delle conferenze oppure delle esecuzioni musicali, insomma. A proposito di esecuzioni musicali, insomma, ieri mi è capitato occasionalmente, ieri sera, insomma, per caso, perché non accendo mai la televisione, ma mi è capitato di vedere questa traviata, non sapevo neanche che c'era. E mi è piaciuta molto la voce del tenore. E questa traviata, che so, mi ha riportato in un momento della mia giovinezza, quando facevo ai tempi del liceo, quando avevo 16 anni, credo, una cosa del genere. L'ho ascoltata molto la Traviata, l'ho ascoltata molto. E ogni volta mi commuovevo, insomma, il preludio del terzo atto, no? Con quelle sonorità molto piccole dei violini, con quelle dissonanze, insomma, con quella. E poi, insomma, questa storia, insomma. Ho riascoltato dopo tanti anni questo Verdi, insomma, questo Verdi del. Chiamavo non solo nella Traviata, nel Rigoletto, nel Falstaff, nelle sue altre cose. Però è stata un'esperienza anche questa di ieri sera improvvisata, insomma, no? Ho cominciato a vederla, non avevo voglia di vedere la televisione ieri sera. Ma poi questa Traviata mi ha bloccato alla televisione fino alla fine, no? E questa Traviata strana poi, no? Perché si svolgeva non nel palcoscenico, ma nella platea del teatro, no? Quindi questo teatro vuoto con questi cantanti in platea, insomma, no? E poi non solo in platea, ma andavano poi nel palcoscenico, questo palcoscenico che poi si smontavano le scenografie, insomma, e poi andavano anche in altri recessi teatrali, insomma, no? Questo spazio vissuto molto molto più allargato e così, insomma. Sta Traviata anche con questo ritmo, a cui, insomma, dal punto di vista televisivo, insomma, aveva un ritmo molto 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 serrato, e così, insomma, sono tornato a rivivere il Verdi che vivevo quando ero ragazzino, insomma, e che poi magari così avevo riascoltato in altre cose, nella messa da Requiem.
ma che avevo un po' dimenticato, insomma, un po' dimenticato come appartenere a un altro momento della mia vita. Beh, ieri sera si è ripresentato e un pochino di commozione c'è stata, insomma, no? Insomma, sono sempre queste storie, no? Di sacrifici, no? Qualcuno che sacrifica la sua felicità per qualcos'altro, poi i pentimenti, poi insomma, e poi la morte, insomma, del protagonista, e poi la musica, e poi tutte le altre cose, insomma, questa musica che descrive così bene, no? Gli stati d'animo, i momenti, e passa così rapidamente anche da un clima all'altro, no? E poi questi recitativi così, così spesso anche concitati, anche no, densi, che vanno avanti con energia, insomma, no? Questi recitativi verdiani. E poi queste arie ormai, insomma, famosissime, questi momenti culminanti, Amimmi Alfredo. Bene, un saluto e una buonanotte a tutti e grazie per i vostri 40.000, per le vostre 40.000 iscrizioni. Saluto.